Anderson McCarthy. Ah, quello là in fondo è il mio collega, Detective Abrams. E io sono il Detective Alfonso Lambert. Ora registrerò ai fini investigativi. Bene. Dunque abbiamo un avvocato morto, un criminale morto, uno sbirro morto e uno studente di legge vivo e vegeto. Come cazzo si spiega tutto questo? Non mi crederebbe mai. Non si sa mai. Perché non comincia da quello che ci interessa? La poliziotta. Questo è quello che sappiamo. Una chiamata ricevuta alle 5 del pomeriggio da Debbie, che è sua madre. Ha chiamato diverse volte, ma stranamente nessuno ha risposto al telefono. Abbiamo inviato una pattuglia sul posto. E questa è la registrazione. Sono l'agente Williams, mi trovo al 52 Arbor Drive. La serratura della porta anteriore è stata manomessa, sto entrando all'interno. C'è del sangue sul rubinetto della cucina. Richiedo rinforzi immediati. Ok. Andy, vorrei che mi raccontassi dall'inizio cos'è successo esattamente. È stata un'idea di mia madre. Andare da mio zio. Per trovare lavoro come tirocinante nel suo studio legale. Non lo vedevo da circa 20 anni e mia madre non gli parlava da tempo. E quindi lo avrei incontrato per la prima volta. Zio Billy? Zio Billy? Che diavolo sei tu? Ciao! Sono io, Anderson, o... Andy! Mia mamma, tua sorella, ti ha chiamato per avvisarti che sarei venuto. Giusto? Oh sì, hai ragione. Scusa, non ti avevo riconosciuto. Tranquillo, non mi vedi da quando ero piccolo. Wow, sei diventato un giovanotto, eh? Che combini? Vai a scuola, lavori? Oh sì, tutto bene. Mi sono laureato con ottimi voti. Oh, fantastico. Hai trovato casa? Sì, ne avevo quasi trovata una a Oakwell Road, ma me l'hanno fregata. È un po' un casino se non sei di queste parti. Non ho avuto tante visite ultimamente. Ti avrei aiutato, ma sono fuggito qui per scappare dalla gente. Non c'è problema. Vuoi qualcosa da bere? Oh sì, dell'acqua va benissimo. D'accordo. Grazie. Insomma, di che cosa avete parlato mentre eri lì? Mi ha dato dei consigli sul lavoro. Come vincere una causa ed avere contatti con la polizia. Mi ha anche raccontato delle storie del college, di quando era giovane. Sul momento era interessante perché non era affatto come l'aveva descritto mia madre. E gli ho anche creduto. Quindi il giudice disse: avvocato, lei sta manipolando il test. Mi prendi in giro. Come gestire una giuria? Lo terrò a mente. Dov'è il bagno? Ah, sì, il bagno è in fondo a destra. Torno subito.
Quanti ricordi qua dentro? Sì. Tuo zio Billy era un tipo in gamba. Sono l'agente Williams. C'è qualcuno qui con lei? Sì, è nell'altra stanza. Ok, mi faccio strada. Stronzata! È andata così, eh? E tu? Tu non hai visto neanche il suo cazzo di distintivo, vero? E non hai visto neanche chi fosse! Come potevo capire che era un agente? E così tu accoltelli le persone prima ancora che ti sbattino in faccia il fottuto distintivo da dietro l'angolo! È questo quello che hai fatto! E quindi... Un attimo. È un fottuto bugiardo. Lo so. Ora calmati. Ok, Andy, la ringrazio. Era quello che volevamo sentire per adesso. Vuole scusarmi un attimo, per favore? Anderson McCarthy? Sono il suo difensore d'ufficio, David Strauss.